la gente sulle stragi, un po' tutte le stragi d'Italia, sappia poco, molto poco. Sa, diciamo, quello che le associazioni sono riuscite a passare come messaggio, ma la forza delle associazioni è piccola. E veniamo quindi alla strage di Via Balestro. Nel maggio del 1993, alcuni mafiosi di Brancaccio di Corso dei Mille provvedono a macinare e confezionare altro esplosivo in una casa fatiscente di Corso dei Mille, sempre messa a disposizione da Antonino Mangano, il capo della famiglia di Roccella. A metà luglio, le due balle di esplosivo vengono nascoste in un doppio fondo ricavato nel camion di Pietro Carra, autotrasportatore che gravita negli ambienti mafiosi del Brancaccio, che le trasporta ad Arluno, in provincia di Milano, insieme all'Onigro, che porta con sé una miccia e altro materiale. Giunti ad Arluno, Carra e l'Onigro vengono raggiunti da una persona che li conduce in una stradina di campagna, dove scaricano l'esplosivo. Il 27 luglio, l'Onigro e Giuliano giungono a Roma, provenendo da Milano, per organizzare anche gli attentati alle chiese di San Giovanni il Laterano e San Giorgio al Velabro. La sera del 27 luglio, l'agente di polizia locale Alessandro Ferrari nota la presenza di una Fiat Uno, che risulterà poi rubata qualche ora prima, parcheggiata in via Palestro, di fronte al padiglione di arte contemporanea, da cui stranamente fuoriesce un fumo biancastro, e quindi chiede l'immediato intervento dei vigili del fuoco, che accertano la presenza di un ordigno all'interno dell'auto. Tuttavia, qualche istante dopo l'autobomba esplode e uccide sul colpo l'agente Alessandro Ferrari e i vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, e uccidono anche l'immigrato marocchino Moussafir Driss, che viene raggiunto da un pezzo di lamiera mentre dorme su una panchina. L'onda d'urto dell'esplosione frantuma i vetri delle abitazioni circostanti e danneggia anche alcuni ambienti della vicina galleria d'arte moderna, provocando il crollo di un muro esterno del padiglione di arte contemporanea. Durante la notte esplode una sacca di gas formatasi in seguito alla rottura di una tubatura causata dalla deflagrazione, la quale esplosione procura ingenti danni al padiglione, ai dipinti che ospitava e alla circostante Villa Reale. Le indagini ricostruiscono l'esecuzione della strage in via Palestro in base alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Carra, Scarano, Di Natale e Maniscalco. Nel 1999 Cosimo L'Onigro, Giuseppe Barranca, Francesco Giuliano, Gaspare Spatuzza, Luigi Giacalone, Salvatore Benigno, Antonio Scarano, Antonino Mangano e Salvatore Grigoli vengono riconosciuti come esecutori materiali della strage di Via Palestro nella sentenza per le stragi del 1993. Tuttavia, nella stessa sentenza si legge: purtroppo, la mancata individuazione della base dell'operazione Milano e dei soggetti che in questa città ebbero sicuramente a dare sostegno logistico e contributo manuale alla strage non ha consentito di penetrare in quelle realtà che, come dimostrato dall'investigazione condotta nelle altre vicende all'esame di questa corte, si sono rivelate più promettenti sotto il profilo della verifica esterna. Nel 2002, sempre in base alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Carra e Scarano, la Procura di Firenze dispone l'arresto dei fratelli Tommaso e Giovanni Formoso, uomini d'onore di Misilmeri, identificati dalle indagini come coloro che aiutano l'Onigro nello scarico dell'esplosivo ad Arluno e che compiono materialmente la strage di Via Palestro. Nel 2003, la Corte d'Assise di Milano condanna i fratelli Formoso all'ergastolo e tale condanna viene confermata nei due successivi gradi di giudizio.
Nel 2008 Gaspare Spatuzza inizia a collaborare con la giustizia, come ben sappiamo, e fornisce, lui, sempre nuove dichiarazioni sugli esecutori materiali della strage di Via Palestro. In particolare Spatuzza riferisce che lui, Cosimo Lonigro, Francesco Giuliano, Giovanni Formoso e i fratelli Vittorio e Marcello Tutino, mafiosi del Brancaccio, partecipano a una riunione in cui vengono decisi i gruppi che devono operare su Roma o Milano per compiere gli attentati. Secondo lo Spatuzza, Formoso e i fratelli Tutino operano su Milano e un primo momento lui, Lonigro e Giuliano li raggiungono per aiutarli nello scarico dell'esplosivo e nel furto della Fiat Uno utilizzata nell'attentato, per poi tornare a Roma al fine di compiere gli attentati alle chiese. In seguito, Spatuzza scagiona anche Tommaso Formoso, dichiarando che all'attentato partecipa soltanto il fratello Giovanni, che da Tommaso si è fatto prestare con la scusa la villetta di Arluno dove viene scaricato l'esplosivo. Nonostante ciò, nell'aprile del 2012, la Corte d'Assise di Brescia rigetta la richiesta di revisione del processo a Tommaso Formoso e adduce che le sole dichiarazioni di Spatuzza non bastano. Sempre sulla base delle dichiarazioni di Spatuzza, nel 2012 la Procura di Firenze dispone l'arresto del pescatore Cosimo D'Amato, cugino di Cosimo Lonigro, il quale è accusato di aver fornito l'esplosivo estratto da residuati bellici recuperati in mare, che viene utilizzato in tutti gli attentati del 92-93. Nel 2013 D'Amato viene condannato all'ergastolo con rito abbreviato dal giudice per le udienze preliminari di Firenze. Il 22 novembre del 1993 il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro conferisce la medaglia d'oro al valor civile alla memoria delle quattro vittime italiane per il nobile esempio di altissimo senso del dovere e delette virtù civiche, spinti sino all'estremo sacrificio. A Driss Mossafir è stata intitolata una scuola del quartiere Stadera. Il 27 luglio 2013, nel giorno del 20° anniversario dell'esplosione, è stata posizionata sul luogo della strage una targa commemorativa con i nomi dei caduti. Il 29 luglio 2015, i giardinetti di via Giovanni Battista Morgagni, che si trovano a circa un chilometro dal luogo dell'attentato, vengono intitolati alle vittime della strage, mentre la vicina caserma dei Vigili del Fuoco viene intitolata alla memoria dei tre pompieri morti. Allora, parliamo un momento invece della parte meno del Tritolo. Vediamo un momento questo servizio di Fabio D'Alfonso e poi ne parliamo. Grazie a tutti, arrivederci, resta in vita. È la sera del 14 maggio del 1993, sono da poco passate le 21. Maurizio Costanzo ha appena finito di registrare il suo show nel Teatro Parioli. Il popolare conduttore, insieme alla compagna Maria De Filippi e al suo cane Pastore, escono dal teatro in via Ruggero Fauro, nel cuore dei Parioli. Ad attenderli quella sera non c'è il solito autista con l'Alfa Romeo 164, ma un sostituto con una Mercedes e la lanciatema della scorta. Sono le 21.10. Costanzo e Maria De Filippi salgono sull'auto. Percorrono appena un centinaio di metri prima di svoltare a sinistra su via Boccioni. All'improvviso un boato squarcia l'aria. Un infisso di una finestra viene scagliato all'interno della vettura come un missile, sfiorando miracolosamente il conduttore e la sua compagna. L'esplosione ha causato un cratere profondo mezzo metro e largo 3. Le due auto sono mezze distrutte. Gli agenti della scorta sono rimasti feriti, ma poteva essere una strage. L'uomo che ha premuto il telecomando della Uno bianca imbottita con 70 kg di tritolo ha avuto un attimo di esitazione, non riconoscendo la solita macchina del conduttore. Ed è soltanto grazie a quei preziosi secondi di ritardo che Maurizio Costanzo e Maria De Filippi non sono morti. L'attentato era stato deciso 2 anni prima da Salvatore Riina in una riunione a Castelvetrano, dove erano presenti anche Matteo Messina Denaro, i fratelli Graviano e Matteo Agate. La mafia, dopo le condanne del maxi processo, aveva dichiarato guerra allo Stato e lo aveva fatto con una serie di attentati dinamitardi che fra il 92 e il 93
avevano insanguinato le strade di Palermo, Roma, Firenze e Milano. A Costanzo non venne perdonato il suo forte impegno contro la mafia e soprattutto la maratona televisiva a reti unificate Rai e Mediaset con Michele Santoro, andata in onda ad un mese dall'omicidio di Libero Grassi, a cui aveva partecipato anche il giudice Giovanni Falcone, fatto saltare in aria a Capaci esattamente un anno prima. Perfetto. Quante volte hai ripensato? Spesso. Spesso, perché vedi, dopo l'attentato, qualche mese dopo, ci sono stati dei magistrati straordinari di Firenze, Vigna, Macazzi, veramente della gente. Io andai, perché siccome il morto c'era stato a Firenze, andai al processo a Firenze. E alcuni di quelli che mi avevano messo 70 kg di tritolo stava dietro le sbarre e io ero vivo. Sai, e guardi e ladri, io penso che chi fa il mio, il tuo mestiere, se intende denunciare una cosa la deve fare. Che poi certo, la mafia si difende, ma sai, io non solo, Falcone veniva spesso da me, le serate con Michele Santoro, che è stato un partner straordinario, e poi una volta su al Cosano Show io bruciai una maglietta con scritto Mafia Made in Italy, poi la goccia che ha fatto da boccare il vaso, perché una volta intervistai la nuora di un capobastone importante e per tutta l'intervista cercai di convincerla a andarsene, a lasciare la famiglia, troppo, evidentemente cominciano ad arrivarmi lettere minatorie, poi non so se è vero, dopo anni sembra che Messina Denaro venne al Parioli perché pensavano di farmi, di vederle come si poteva fare attentato, e poi dentro hanno deciso di farlo lì, poi fuori, è tutto vero quello, quella macchina, la cosa divertente. Il primo che arrivò con le telecamere fu Massimo Giretti, che lavorava a Mixer, pensa del destino, e è che è andata bene, perché ci siamo salvati, Maria, io, l'autista e il cane. E io poi non ho capito che era la mafia, quando sono tornati a casa, io ho detto ai figli, ho telefonato, guardate, se dicono in televisione che c'è stato un botto a prezzo, è esplosa una conduttura di gas, eccetera. Dopo un attimo l'inferno, carabinieri, polizia, il ministro degli interni che era Mancino, sì, che ha chiamato, cioè, quindi sì. Ma allora non me ne sono reso conto, io e Maria, e pensa che c'è passato, noi siamo su di dietro, un infisso in mezzo, se bastava quello per ammazzarci. Ed è vero che quell'attimo di indecisione, perché aveva cambiato la macchina. La salvezza, perché cambiando macchina, quello che doveva premere il pulsante, c'era una 600 carica di tritolo, non ha capito subito, noi abbiamo fatto in tempo a girare proprio pochi metri e c'è stata questa esplosione terribile, ma io non pensavo mai che era una cosa di mafia, capito? Quindi dopo sì. Senti Maurizio, noi abbiamo raccontato questo paese per decenni. Abbiamo vissuto i momenti belli e i momenti brutti, anzi rispetto alle generazioni di adesso abbiamo vissuto i momenti belli che queste generazioni non vedono. Ma davvero dobbiamo rassegnarci alla decadenza? No, non dobbiamo farlo finché noi abbiamo una telecamera e qualcuno ben disposto che l'accende su di noi, dobbiamo dirle le cose. E dobbiamo sperare.